Come questo, fare rete per valorizzare il territorio sembra la carta vincente. È la più difficile perché la crisi, le difficoltà enfatizzano gli individualismi e la politica deve avere coraggio, deve avere la vista corta, ma progettare, programmare e guardare lontano. Noi pensiamo che questo sia il modo di farlo, promuovere il territorio in modo ampio come comprensorio, e credo anche che per i numeri del turismo che si sta sviluppando maggiormente sia in sintonia con i mercati, con l'economia, con quello che chiede chi va in vacanza, in modo crescente, tendenzialmente crescente in questo momento.